Buongiorno a tutti, sono Luca Forlani, giornalista Rai, inviato della trasmissione di Rai 1 La Vita in Diretta. Il mio lavoro mi porta quotidianamente a raccontare la cronaca nera. Ultimamente, per esempio, ho seguito la tragedia della funivia Stresa-Mottarone, il terribile incidente del 23 maggio che ha causato la morte di 14 persone. Nell'autunno del 2020 ho invece seguito il tremendo duplice omicidio a Lecce di due giovani fidanzati, Eleonora Manta e Daniele De Santis, brutalmente uccisi da Antonio De Marco, studente di scienze infermieristiche di 21 anni. Partirò dunque da questi casi che ho seguito in prima persona per mostrare il tipo di racconto giornalistico che ho svolto attraverso la televisione. E poi ci sarà un focus su un elemento a mio avviso molto importante per qualsiasi giornalista, a maggior ragione per chi come me lavora nel servizio pubblico, ovvero la deontologia professionale. Un racconto che deve essere quanto più possibile aderente alla realtà, ma deve essere anche un racconto etico, rispetto dei fatti, ma rispetto anche delle persone coinvolte, i familiari delle vittime. E qui ripenso alla tragedia della funivia. E ci sarà anche un altro elemento direttamente collegato al concetto di etica, ovvero l'uso delle parole che devono essere rispettose della sofferenza delle persone coinvolte e del pubblico. Ma c'è anche il racconto di indagini, inchieste, processi e quindi l'utilizzo di un linguaggio giuridico che deve essere divulgato al grande pubblico e reso comprensibile, ma deve essere anche necessariamente molto preciso. Le parole hanno un ruolo fondamentale nella comunicazione, a maggior ragione quando si raccontano fatti di cronaca così drammatici, sono davvero importantissime. Nelle mie lezioni quindi partirò da casi di cronaca che ho seguito in prima persona per poi mostrare il tipo di racconto giornalistico che ho svolto attraverso la televisione e poi appunto ci sarà un focus su tre elementi a mio avviso fondamentali: la deontologia professionale, l'etica e l'uso delle parole. Vi aspetto, grazie, a presto.